Bella a tutti ragazzi, qui Golis, ben ritrovati sul canale di The Maniac. Signori, finalmente dopo tantissimo tempo siamo ritornati su Clash Royale. Signori, oggi sono qui per portarvi un video, diciamo, normale su Clash Royale, ragazzi. Però voglio fare un po' di cose con voi. Siamo dal computer, ovviamente. Potrei anche registrare dal telefono, però mi trovo molto molto meglio dal computer per registrare. Allora, oggi con voi voglio potenziare un po' di cose, richiedere delle carte, vediamo un po'. Intanto ci troviamo nella fase baule del clan, quindi vediamo un po' cosa richiedere. Barbari scelti no, perché non li doneranno mai, ragazzi, visto la loro potenza. Facciamo il golem di ghiaccio e non se ne parla più. Ok ragazzi, abbiamo 12.000 d'oro, siamo a livello 10, sono cambiate un po' di cose rispetto all'ultima volta che ho portato Clash Royale sul canale. Ci sono stati tanti aggiornamenti, tante carte nuove. Come potete vedere, ragazzi, ho trovato molte leggendarie, quindi me ne mancano solo 3: Principessa, Stregone Elettrico e Boscaiolo. E tra 11 giorni verrà rilasciata la prima nuova carta e anche la nuova arena, che è questa qua, l'arena selvaggia. Vi ho fatto un piccolo riepilogo in pochi secondi. Abbiamo tanti nuovi bauli, questi qua non ci li vediamo proprio. Allora, andiamo a potenziare gli spiriti del fuoco, ragazzi, al livello 10. E ok, le abbiamo, hanno più 9 di vita, quindi andiamole a vedere. Hanno 100 punti ferita e fanno molto molto più danno, che ovvero 186 di danno ad area, moltiplicato per 3 fa più o meno 500, se non di più. Comunque, ragazzi, volevo fare una partita qui con questo deck, quindi andiamo a vedere come ce la caviamo. Basso un po' i volumi, sono un po' troppo alti, perfetto. Ok, vediamo un po' questo deck con il minatore. Auguriamo buona fortuna al nostro avversario. Ok, ha calato, quindi direi di buttare il minatore qua. Abbiamo perso un po' troppo tempo, lui ormai ha già investito dell'elisir importante. Buttiamogli il cannone qua, aspettando una sua mossa. Perfetto, abbiamo l'altra torre che ci sta colpendo l'avversario. Perfetto, mamma mia, quel moschettiere là dietro ci fa i big danni. E va bene così, va bene così. Lui ha anche lo stregone di ghiaccio. Aspettiamo un po', vediamo un po'. Noi abbiamo i barbari scelti che non useremo. Ok, il bocciatore, sfera infuocata. Aspettiamo un attimo, gli vorrei buttare giù quello stregone elettrico. Perfetto, ci siamo riusciti. E ora andiamo di barbari scelti, signori. Anche se ho sbagliato in una cosa, dovevo aspettare la scarica, però non fa niente. E infatti lo sapevo, l'abbiamo preso riccamente in quel posto. Lui ora si trova in vantaggio. Andiamo un po', attiriamolo con il cannone. Non viene attirato dal cannone, perfetto. Solo questa ci mancava. Allora, solo questa ci mancava. Vediamo un po', aspettiamo un po'. L'avversario ha lasciato lo scontro. Approfittiamone subito, ragazzi. Approfittiamone più che mai. Ok, si è riunito allo scontro. Vai, il mini pack è arrivato sotto torre. Perfetto, perfetto così, perfetto così. E sì ragazzi, ci siamo fatti una torre, molto molto fortunati, molto molto fortunati direi. Ok, mi lancia gli arcieri, noi abbiamo lanciato il nostro mega sgherro. E questo, lanciamo una palla di fuoco qua che va a disturbare il nostro avversario. Ora barbari scelti sul, perfetto, mega sghirro lanciato alla stracazzo. Mamma mia ragazzi, che danno che fanno i nostri nuovi spiriti del fuoco. Ok, questo è morto. Cannone qua, la battaglia termina tra 10 secondi. Oh,
vediamo un po'. Qui posso fare una bella strage, signori. Ok, il gigante è stato fermato. Qua lanciamo questo. Ok, il bocciatore ha preso di mira quello che doveva prendere. Lo sapevo. Lo sapevo, signori. Abbiamo perso la partita, da stupidi direi anche. Ce la siamo meritata la sconfitta. Ok, no, non mi interessa. Ringraziamo Lucky Strike e lo salutiamo anche perché ci ha donato un golem. Anzi, ce ne hanno donati due, non so chi sia l'altro. Comunque, direi di passare alla a quest'altra sfida. Passiamo nel torneo, un livello 8, questo dovrebbe essere facile. Partiamo aggressivi così, cosa da non fare mai, ragazzi, io ve la sconsiglio nuovamente. Infatti abbiamo beccato chi non dovevamo beccare. Perfetto così. Ok, il nostro mini pecca ci ha dato una mano. Spirito del fuoco a livello 9, anche se ce l'abbiamo a livello 10. Perfetto, hanno fatto il loro sporco lavoro. E perché funziona così questo mondo? Non capisco perché lui usi il mega sghiero al 3, però vabbè, dettagli. E anche a livello 8 è comprensibilissimo. Vediamo un po', ragazzi, ero arrivato a 2900 quasi 50 trofei. Però volevo fare un video per l'arena leggendaria, ma purtroppo dovrò rinviare. Dovrò rinviare, vediamo un po'. I nostri barbari riescono a buttare giù la torre, scusatemi, volevo dire, stavo dicendo il pecca. Perfetto, così. Allora, fermiamo. Ok, perfetto. Mi dà anche una botta grande, grande, grandissimo. Fermiamo questo qua con l'illuminatore. Ok, mi dà una botta, viene da due. Ok, grandissimo il nostro minatore. Grandissimo. Ok, lui ci ha ributtato il mega sghiero a livello 3. Giriamo un po' il microfono. Ok, intanto per chi l'avesse notato, ragazzi, ho cambiato un po' la postazione. Non so se già l'ho detto in un altro video, mi sa di sì. E vabbè, questo poi lo vedremo in un altro video. Ok, lui intanto ci lancia questo. Sordiamo la torre. Si è attivato Google dal telefono da solo, impressionante, va bene. Allora, chi lo sa come ha capito che okay, Google mentre era in stand by, cose sue. Ok, allora, a 1050 di vita, a 1050 di vita, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Allora, buttiamo il minatore. Questa cosa non va bene. Mamma mia, due piccioni con una fava, signori. Lanciamo questo. Perfetto, così. Ok, abbiamo buttato giù anche il pecca reale. Ora questo. Raggiungiamo i 9 del visir. Facciamo così. Perfetto. Facciamo così. Ancora meglio. Mamma mia, ragazzi, tre corone in... vabbè, era anche abbastanza debole il nostro nemico. Vinciamo due carte e 60 di oro. Siamo alla seconda vittoria, ragazzi. Vediamo un po', vi faccio vedere un po' il nuovo clan. Ci sono sempre gli stessi partecipanti, solo che è cambiato il nome. Ci siamo ridotti un po', siamo 38 persone. Però giochiamo tutti, siamo tutti quanti attivi. Poi voglio far vedere il baule come procede. Ragazzi, Alai sta, mamma mia, non so come. Però è un livello 4, un livello basso. Però sa giocare. Se non mi sbaglio, il secondo profilo di qualcun altro nel clan. Poi abbiamo Vladi al secondo posto con quanti cosi? 75. Poi Gabriella con 72, eccetera eccetera. Noi siamo a questo è l'altro profilo. Con questo ho fatto 40 corone. E con questo qua siamo 19esimi con 16 corone, ragazzi. Perché sto facendo poche partite, perché appunto sono a 2823 trofei. Volevo arrivare, come potete vedere, a 3000, ma purtroppo sono sceso di un paio di coppe e quindi non sa da fare. Poi, ragazzi, io vorrei portarvi una serie su Clash Royale di nuovo.
e spero che voi appoggiate questa mia idea, anche perché sta per uscire un altro aggiornamento che aggiungerà altre carte e che sarà veramente veramente interessante vedere come cambierà il gioco un'altra volta, perché sicuramente la Supercell aggiornerà il gioco, visto che ci sono delle carte da bilanciare come i barbari scelti, che sono veramente delle carte assurde che stanno dominando la scena di Clash Royale ultimamente. E quindi ragazzi, noi ci rivediamo in un prossimo video sempre sul canale di The Maniac, e che dire, da Golis è tutto, qui The Maniac, enjoy.